Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus sono quattro e tutti riferibili all'ASL di Pescara. I nuovi positivi al Covid-19 in Abruzzo su un totale di quasi 500 tamponi analizzati. Sale ancora però il numero dei deceduti con un aumento di 7 unità che portano il triste bilancio a quota 366. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono quattro i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 nella nostra regione dopo l'analisi dei 499 tamponi analizzati, 0,8% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 17 su un totale di 1.294 tamponi analizzati, 1,3%. Dunque l'Abruzzo sale a 3.107 casi dall'inizio dell'emergenza. 231 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 9 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.369, meno 59 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 366 pazienti deceduti, più 7 rispetto a ieri. 1.132 sono i dimessi e i guariti, più 59 rispetto a ieri, di cui 226 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 906 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 1.609, con una diminuzione di 62 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 48.903 test, di cui 43.221 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 772 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 1.448 alla ASL di Pescara e 644 alla ASL di Teramo. I quattro casi di oggi invece si riferiscono alla sola ASL di Pescara. Non si registrano positività invece nelle altre tre ASL. L'Abruzzo è fra le prime otto regioni in Italia per numero di pratiche per la richiesta di cassa integrazione. Oltre 9.000 quelle che sono state inviate fino ad oggi. Polemica a distanza fra Lega e Partito Democratico sui ritardi dei pagamenti. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Oltre 9.000 domande evase per quanto riguarda la cassa integrazione nella nostra regione fino a questo momento. Oltre 9.300 domande inviate all'INPS, 9.500 quelle accettate e sono quasi 2.004 quelle in lavorazione per degli errori che purtroppo la regione non può modificare autonomamente. Dei problemi nei giorni scorsi anche per questo rimbalzo di responsabilità tra il governo centrale e gli enti regionali. Purtroppo è solo un'azione, diciamo, di scorrettezza, e anche di menzogna utilizzando dati vecchi come sta succedendo ancora adesso. Noi siamo fra le prime otto regioni che hanno finito completamente a valutare tutte le pratiche arrivate, ce ne sono logicamente alcune che non possono essere evase per degli errori. L'INPS ci ha sempre detto che se noi mandavamo delle pratiche, lavorate bene, correttamente, loro avevano dei tempi celeri, nei 15 giorni. L'80% di quello che noi avevamo mandato loro erano usciti ad autorizzare proprio perché erano delle pratiche lavorate in modo pulito. Dopo che noi la mandiamo all'INPS, l'INPS deve mandare di nuovo una comunicazione ai datori di lavoro per ricevere l'SR41 che deve essere corretto con l'IBAN dei lavoratori e con il numero di settimane che ogni lavoratore ha fruito di cassa. Mi dispiace che il Partito Democratico, che ha la diretta responsabilità, essendo una forza importante del governo, abbia montato una polemica sulla nostra regione, accusando l'assessorato diretto da Piero Fioretti di inefficienza e di incapacità. Questa è stata una scorrettezza. Uno, perché i responsabili sono stati loro con l'azione di governo. Due, perché hanno dato falsi e commentato dati che non erano corrispondenti alla realtà. Terzo ed ultimo ragionamento, io non posso accettare che in un momento di grande difficoltà, con una pandemia nazionale in corso, dove ci dovrebbe essere l'intelligenza, la capacità di sapersi unire rispetto alle difficoltà anche legislative e amministrative che si portano avanti e che si devono risolvere, invece si preferisce la polemica. Ecco, questo non è stato sicuramente una bella pagina per il Partito Democratico.
Torniamo su un argomento che abbiamo affrontato anche oggi con la diretta nel TG delle ore 14, e cioè il tema della ripartenza degli stabilimenti balneari. I balneatori continuano a chiedere certezze rispetto alla riapertura e all'avvio della stagione turistica estiva. Intanto, in mattinata, in Regione Abruzzo c'è stato un incontro tra gli assessori regionali e i sindaci dei comuni costieri per discutere anche della questione spiagge libere e come regolarle. Allora, sentiamo il servizio. Ieri c'è stato questo flash mob che avete fatto tutti voi gestori di stabilimenti balneari lungo la costa abruzzese, un solo ombrellone sulla spiaggia per dire cosa? Mandare un messaggio alle autorità locali e nazionali di affrettarsi nel darci le direttive, le linee, i protocolli con i quali potremo avviare le nostre attività che scalpitano, siamo tutti su una linea di partenza e se non c'è uno sparo, un inizio, abbiamo grossi problemi sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo preparare, dobbiamo informare i nostri collaboratori, formarli e poi adeguarci ai protocolli che ci daranno. Si era detto che ci sarebbe stata probabilmente la possibilità di partire con un po' di anticipo rispetto a quella che era stata inizialmente la data prefissata per l'inizio dell'attività. Sarà ancora possibile partire leggermente prima oppure no a questo punto? Guarda, di date se ne sono dette tante. Il problema è sempre quello, a noi occorre comunque del tempo per prepararci. E prima ci danno i protocolli e prima questa data può essere anticipata. Io credo che almeno sarebbe l'ideale iniziare il 29 di maggio, che è un venerdì, è un weekend, si prepara il weekend e potrebbe essere un punto di partenza. Però ovviamente noi siamo in attesa di qualcosa che probabilmente stanno preparando e ci daranno molto presto. Partire il 29 di maggio significa preparare tutto entro quella data. Vediamo alle nostre spalle la spiaggia spoglia, senza ombrelloni, senza alcuna attrezzatura. Ci sarà il tempo poi per il 29 di maggio eventualmente per poter far trovare la spiaggia pronta all'inizio della stagione? Io ottimisticamente dico se non è il 29 è il 1 giugno. L'importante è che queste direttive ci vengano date il prima possibile. Sempre questa mattina c'è stato un incontro fra gli assessori Febbo e Campitelli e i sindaci dei comuni costieri. Si è discusso infatti della problematica delle spiagge libere. Per quanto riguardano gli stabilimenti balneari, da qui a breve, credo mercoledì, giovedì, ci saranno delle linee guida nazionali per definire un po' la gestione, gli spazi all'interno delle singole concessioni. Ma il vero problema, o meglio, il vero punto da affrontare è la gestione delle spiagge libere. Questa gestione oggi è a capo dei sindaci, dei comuni, che ovviamente non hanno a disposizione soldi e risorse umane. Per questo motivo mi sono fatto portavoce attraverso un documento firmato anche da altre regioni d'Italia, che oggi è al vaglio del governo nazionale, per cercare dei fondi sia in termini economici o risorse umane da dare ai comuni, che poi si trovano, voglio dire questo problema da gestire. Io mi sento di dare piena disponibilità e pieno potere ai sindaci per quanto riguarda la gestione delle spiagge libere, quindi trattarla come una piazza comune, come una via, come una strada, affidarsi al buon senso di chi usufruisce quella spiaggia, fino ad arrivare magari a chiedere un supporto alle associazioni di volontariato, alle società sportive, fino poi ad arrivare magari a chiedere un contributo, un aiuto agli albergatori e ai balneatori. Il principio qual è? Che attraverso gli albergatori e balneatori possiamo controllare 100% della spiaggia libera, riconoscendo una piccola percentuale al balneatore, perché non dobbiamo mai dimenticare che la spiaggia libera deve rimanere spiaggia libera. L'impatto dell'emergenza coronavirus si fa sentire anche sull'import-export. Una delle proposte per la fase 2 è quella di introdurre i voucher per l'internazionalizzazione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino.
le merci stanno transitando con alcune difficoltà, ma stanno transitando, per cui ci si attende una graduale ripresa anche degli scambi. Il lockdown non risparmia l'export. Benché le merci continuino a circolare, l'impatto dell'emergenza è stato considerevole. L'impatto è stato forte, un po' in tutti i settori, in particolare quelli che non hanno proprio potuto svolgere la produzione. Alcuni sono riusciti a riconvertire. Nell'ambito agroalimentare c'è stato sicuramente un impatto forte, ma anche legato alla dimensione aziendale e ai mercati di sbocco, soprattutto ai canali in cui il prodotto è destinato. Sono riuscite a limitare i danni quelle aziende che hanno saputo riconvertire la produzione e quelle che hanno conciliato l'export con la vendita al dettaglio. In qualche modo la crescita delle esportazioni su questi canali ha bilanciato in parte, non in tutto, ma in parte, le perdite del canale del fuoricasa. Quindi diciamo c'è una situazione abbastanza variegata. Adesso ecco è il momento sicuramente di spingere sull'acceleratore per riprendere il percorso perduto. Il danno economico però, se riguarda l'export, non può che riguardare anche il percorso a ritroso, quello delle importazioni. Le filiere chiaramente si sono in alcuni casi interrotte, in altri casi rallentate, e siccome ormai le filiere sono sempre più internazionali, quindi immaginiamo che un'azienda che produce un prodotto finito molto spesso ha fornitori su diversi paesi, quindi questo discorso delle filiere è assolutamente fondamentale. Una delle proposte per il rilancio dell'economia è quella di introdurre i voucher per l'internazionalizzazione. Che secondo me ha avuto dei risultati estremamente interessanti, sia a livello nazionale, quando fu per due annualità promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, e sia in alcune regioni, una di queste ad esempio il Lazio, che ha messo in campo delle risorse per dare alle aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni la possibilità di avvalersi di export manager, diciamo così, temporanei, ma anche poi professionisti che potessero in qualche modo agevolare lo sviluppo dell'azienda. E a mio avviso è interessante come misura, poiché lascia libere le aziende di scegliersi i propri supporter, i propri consulenti, dando poi una risposta importante, perché si parlava ad esempio nella regione Lazio di un fondo perduto fino al 70% delle spese rendicontabili. Io credo che questa sia un'ottima iniziativa, unita anche a modalità tese a favorire le sinergie tra le imprese. Adesso invece ci occupiamo di Popolare di Bari, ex Tercas. Azzerare il piano, riconvocare il tavolo e ripartire dai territori è quanto afferma ANCI Abruzzo dopo l'incontro con le rappresentanze sindacali e di categoria dei lavoratori della Banca Popolare di Bari, sottoposta a commissariamento in seguito al salvataggio governativo. Il presidente dell'ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, sindaco anche di Teramo, e Carlo Masci, sindaco di Pescara, spiegano in una nota che nell'incontro sono state affrontate le criticità che si stanno aggravando con l'insorgere dell'emergenza coronavirus. Il piano di ristrutturazione presentato, che prevede la chiusura di 39 filiali su 94 in Abruzzo e 900 esuberi, 600 in rete, 300 in direzione, 510 risorse destinate alla mobilità territoriale o alla riconversione professionale da individuare nell'ambito del gruppo, non è accettabile in tempi normali e oggi ancora di meno. ANCI Abruzzo ricorda che sia Tercas che Caripe non sono state la causa della crisi aziendale, anzi la loro diffusione capillare sul territorio abruzzese ha rappresentato il punto di ripartenza delle nuove esigenze del credito per il rilancio del dopo pandemia, proprio guardando alla mission della banca al servizio del Mezzogiorno, di cui si è parlato nel piano di salvataggio del governo. Manca un piano industriale, continua la nota, senza il quale il rilancio non può essere immaginato all'interno di un contenitore senza alcun progetto e senza futuro. In questo senso ANCI Abruzzo scriverà ai commissari, alle istituzioni interessate, si farà promotore di una mobilitazione per tornare a determinare una nuova pagina della funzione dell'istituto di credito in Abruzzo, conclude la nota congiunta dei sindaci di Teramo e Pescara.
Andiamo avanti ora, torniamo all'emergenza coronavirus, tanta gente in strada, assembramenti e persone senza mascherine, soprattutto giovani. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, lancia così un appello ai suoi cittadini per non vanificare i buoni risultati fin qui ottenuti, quindi invita il governo ad accelerare per non pregiudicare oltremodo la stagione balneare. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Anche a Silvi nel fine settimana tante persone si sono riversate sui marciapiedi per la classica boccata d'aria. Da un lato la voglia di riassaporare un po' di libertà dopo il lockdown, dall'altro però la necessità di mantenere distanziamento sociale e indossare le mascherine. Su questo il sindaco Andrea Scordella ha ravvisato un cedimento della collettività e ieri pomeriggio ha lanciato un appello a mantenere buoni comportamenti e non vanificare quanto di buono fatto in precedenza, con particolare riferimento ai più giovani e ai loro genitori che debbono indirizzarli verso le buone pratiche. Sì, perché abbiamo visto che in questi giorni soprattutto gruppi di ragazzi dai 15 ai 20 anni si affollano lungo le strade cittadine nel lungomare e abbiamo la preoccupazione che l'atteggiamento non responsabile di questi ragazzi possa comunque generare una criticità sul nostro territorio. Dunque siamo convinti che i genitori devono vigilare nei propri ragazzi, soprattutto facendogli capire e responsabilizzandoli per garantire la sicurezza di ognuno di noi e soprattutto per l'intera città di Silvi. In caso di ulteriore indisciplina si può pensare a nuove restrizioni sulla scorta di quanto minacciato dai sindaci di Pescara e Milano. Scordella la vede così. Noi non vogliamo arrivare a questo. Sarà un'ipotesi a cui verrà valutata e vagliata naturalmente chiedendo anche risposte al Comitato d'Ordine Provinciale di Sicurezza Pubblica. Noi siamo convinti che Silvi si è comportata benissimo nella prima fase e con la propria forza di volontà potrà sicuramente uscire anche dalla seconda fase in maniera egregia. Naturalmente c'è bisogno della collaborazione di tutti i cittadini. Alla guida di un comune che punta sul turismo, Scordella invita il governo ad accelerare i tempi. Questo clima di indeterminatezza genera sicuramente preoccupazione da parte di tutti, soprattutto delle attività produttive. Lo Stato ci deve garantire quelle indicazioni, quelle linee guida a cui tutti noi auspichiamo che arrivino nei prossimi giorni, perché siamo in ritardo, la stagione estiva è alle porte, quindi non possiamo permetterci di perdere almeno 3-4 mesi di lavoro, perché altrimenti a settembre avremo una situazione di disagio socio-economica devastante per il nostro territorio. È sempre scontro sulla gestione della fase 2 da parte della tua SPA, l'azienda per il trasporto pubblico regionale ha replicato alle accuse mosse due giorni fa da Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, ma oggi ha subito un nuovo affondo dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Sentiamo il servizio. Il consigliere regionale Pettinari non conosce il settore dei trasporti e crea falsi e infondati allarmismi. Con una nota firmata dal presidente Gianfranco Giuliante, Tua SPA rimanda al mittente le accuse lanciate dall'esponente pentastellato due giorni fa con una manifestazione davanti alla sede dell'azienda dei trasporti regionale. Abbiamo comunque provveduto a girare molte delle critiche del consigliere Pettinari, si legge nella nota, ai responsabili del governo nazionale giallorosso, di cui pure il suo movimento fa parte, perché le lamentazioni investono direttive proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ministra dei Trasporti, da Tua pedissequamente applicate. Per Pettinari ci sono ancora poche corse in giro e gli autisti sono oberati di incombenze perché oltre che guidare devono sanificare il posto di guida e controllare se chi sale sugli autobus ha dispositivi di protezione individuale e rispetta il distanziamento. Tua condivide questa osservazione, dice Giuliante, ma il suggerimento di impiegare personale amministrativo a tal fine è inapplicabile poiché questi dipendenti non hanno titolo giuridico né per sanzionare o impedire comportamenti non in linea con le previsioni di legge né tantomeno competenze di natura sanitaria. L'utilizzo ridotto dei mezzi Tua, ricorda poi Giuliante, è imposto da una previsione specifica di ordinanza ancora in vigore ed è una richiesta curiosa se si considera che ad oggi la presenza di utenti rilevata sugli autobus è pari al 10% di quanti erano trasportati nella fase pre-Covid. La sanificazione, chiarisce poi Tua, non spetta agli autisti ma ad una ditta ad hoc ed è necessaria affinché
affinché i mezzi possano viaggiare. Agli autisti viene chiesto semplicemente, con il materiale messo a disposizione, di pulire il volante del cruscotto dopo l'utilizzo per lasciare il posto di guida ai colleghi del turno successivo in condizioni igienicamente adeguate. Un atto di civiltà. Ma le critiche verso la gestione di Tua non si placano e in mattinata è giunto un nuovo attacco da parte del consigliere regionale del PD Antonio Blasioli, per il quale tra corse soppresse, autisti in cassa integrazione e mancanza di programmazione, il trasporto pubblico locale è ancora alla fase zero. E capita sempre più spesso che i cittadini della provincia di Pescara incontrino un autobus con la scritta completo. Voi sapete infatti che ci sono dei meccanismi restrittivi per evitare, per favorire il distanziamento, cioè a un certo punto l'autobus, quando è pieno a seconda della tipologia di autobus, si mette la scritta completo e non si fa più salire nessuno a bordo. Ecco, proprio per questo noi ci aspetteremmo che invece il numero delle corse fosse raddoppiato, e in realtà così non è, è rimasto lo stessissimo di quello che era presente nella fase zero. Così nella maggior parte dei casi i cittadini che incontrano questi autobus si trovano la scritta completo e l'impossibilità di salire, chiamano Tua al proprio centralino che non risponde mai assolutamente, e poi c'è un altro problema che riguarda le persone disabili, cioè gli autisti di Tua oggi non hanno nessuna disposizione che indichi loro che cosa fare nel caso in cui l'autobus sia completo e c'è un disabile che aspetta invece alla fermata. Il comune di Teramo ha riattivato da oggi la linea 1 del bus urbano che collega la città da un capo all'altro passando per il centro. I biglietti possono essere acquistati con un SMS. Intanto l'amministrazione sta studiando un piano definitivo per il trasporto pubblico ed invita i residenti a inviare suggerimenti in base alle loro necessità. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Torna lentamente alla normalità la mobilità cittadina di Teramo. Proprio oggi ripartono le corse del trasporto urbano della linea 1 e 1 barrato in modalità non scolastico. Una notizia positiva per la città, poiché tale linea è nevralgica per il sistema del trasporto pubblico. Parliamo della linea storica che collega direttamente le due periferie del capoluogo, la Cona con l'atterrato e viceversa, passando per la centrale Piazza Garibaldi. Dalle 15 corse effettuate attualmente, il servizio sulle linee indicate passerà a 49. Le corse delle altre linee verranno implementate gradualmente, anche in riferimento alle ordinanze del Presidente della Regione. L'assessore comunale ai trasporti, Maurizio Verna, ricorda che in ogni caso i mezzi pubblici vanno utilizzati per ragioni di urgenza e necessità, rispettando le prescrizioni riportate all'interno dei mezzi stessi, attrezzati tra l'altro proprio in riferimento a quanto stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dalle ordinanze del sindaco. Gli utenti non potranno salire sui bus se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute quali febbre, tosse e congiuntivite. Dovranno acquistare, se possibile, i biglietti tramite SMS al numero 48 50 304, scrivendo Baltur ed esibendo poi il messaggio ricevuto al controllore. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza di un metro dalle altre persone. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza. Sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento degli altri occupanti, indossando sempre mascherina e possibilmente anche guanti. Evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Un'apposita segnaletica sarà posizionata all'interno dei mezzi per facilitare il rispetto delle norme. Infine l'assessore Verna ricorda che in comune è in corso l'analisi del sistema del trasporto pubblico locale, che si avvarrà anche delle informazioni dei cittadini e dei comitati di quartiere o frazione, che sono invitati a contribuire con i propri suggerimenti. È facile immaginare che dopo questa pandemia la modalità di spostamento dei teramani cambierà parecchio. Si tornerà ad usare maggiormente la propria auto, ahimè con nuovi problemi di parcheggio, ma si spera anche nella scelta alternativa della bicicletta.
Adesso una notizia che riguarda i test di immunità, cioè l'indagine sierologica sul Covid-19 di Istat e Ministero della Salute, che parte il 18 maggio. Bene, durerà 2 settimane fino al 31 del mese. Quanto si apprende sull'operazione, che coinvolge un campione di 150.000 individui estratto casualmente tenendo conto del genere, dell'età, del settore di attività economica e della regione di residenza. Le persone selezionate saranno avvisate in via ordinaria telefonicamente, ma anche tramite un SMS. La Lombardia è la regione con il campione maggiore, pari a 20.000 individui. La scelta chiaramente tiene conto, oltre che della demografia, anche delle stime sulla pervasività del virus a livello territoriale. Altre grandi regioni si collocheranno poco sotto i 10.000 selezionati, meno di 4.000 in quelle più piccole, meno toccate dall'epidemia. Il campione è stato costruito in modo da poter anche condurre una rilevazione longitudinale, ovvero che va avanti nel tempo su un sottocampione che a sua volta potrebbe essere rappresentativo dell'intera popolazione o di un particolare segmento o target. Numerosi avvistamenti in questi ultimi giorni di diverse specie selvatiche e rare. In particolare parliamo di lupi, orsi e delfini, simboli della nostra regione dell'Abruzzo selvaggio. Un unico aspetto positivo di questa emergenza è che la natura ha riguadagnato degli spazi che chiaramente aveva perso per l'urbanizzazione. Sentiamo il servizio. Questa è Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, un borgo medievale immerso nel Parco Nazionale d'Abruzzo che conta meno di 300 abitanti. I versi che sentite sono il canto dei lupi dell'Appennino che ululano alla superluna di maggio. I versi risuonano in tutto il paese, dando vita ad uno spettacolo selvaggio e sicuramente suggestivo. Generalmente i lupi grigi ululano per radunare il branco, per avvertirlo di un pericolo o per comunicare a lunga distanza. Ed ecco un orso marsicano, filmato 2 giorni fa vicino Villa Celiera, sulla piana del Voltigno, a 1400 metri sul versante pescarese del Gran Sasso. È sconfinato dalla Marsica o forse dalla Maiella, a dimostrazione dell'utilità dei corridoi ecologici, ovvero aree verdi volte alla ripopolazione di determinate specie e alla preservazione di piante ed elementi territoriali. Nel frattempo, poco a largo della costa pescarese, ecco che tra le onde spuntano dei delfini, simbolo della città adriatica, che sembrano per niente intimoriti dall'imbarcazione. Verso di noi, stanno venendo verso di noi, guarda. Sullo sfondo la Maiella innevata, uno scorcio abruzzese unico al mondo che rende facile innamorarsi della nostra terra. Durante il lockdown non sono stati rari gli avvistamenti di animali selvatici nei centri abitati, non più scacciati dal perpetuo inquinamento acustico. Lupi, orsi, delfini però sono sempre più rari in Abruzzo. L'inquinamento dell'Adriatico infatti ha notevolmente ridotto la biodiversità marina, i lupi sono sterminati da una caccia impietosa, gli orsi marsicani sono ormai ridotti a poche decine di esemplari. E questo a causa della crescente urbanizzazione e industrializzazione dei territori, che hanno ridotto drasticamente il loro habitat. Alcuni progetti continuano a minacciare ulteriormente molte specie in via di estinzione. Uno di questi è quello della centrale SNAM a Sulmona, le cui infrastrutture attraverseranno diversi parchi nazionali e zone di pregio naturale. Durante il lockdown, però, sembrerebbe che la natura si sia riguadagnata un po' di spazio. Un'importante lezione per la fase 2. La speranza è che l'urgente ripresa economica non sia a discapito, come sempre accade, del patrimonio naturalistico del polmone verde d'Europa. Cambiamo argomento, si muoveranno anche in camper i volontari della Tavolozza dei Sorrisi, l'associazione di Lanciano che opera nel sociale con lo scopo di portare il sorriso a tutti i bambini che vivono momenti di difficoltà. Il mezzo raggiungerà a domicilio tutti coloro che ne avranno il desiderio. Vediamo il servizio. Perenne movimento per la Tavolozza dei Sorrisi. L'associazione lancianese che opera nel sociale lo fa con il cuore senza chiedere compensi. Si autofinanzia presentando la loro attività nelle piazze in una raccolta fondi che è volontaria e completamente libera. La Tavolozza dei Sorrisi sostiene i più piccoli con la clownterapia, che si trasforma spesso in altri momenti ludici che portano sempre e comunque avanti lo scopo di diffondere il sorriso nelle situazioni più difficili. In questo periodo siamo fermi apparentemente,
stiamo progettando tantissime cose, stiamo lavorando comunque, lo dimostrano ecco, la piccola cesta, lo dimostra il nostro camper in mezzo alla strada e lo dimostrano le nostre maglie che ogni tanto si vedono comunque in giro per Lanciano. La nostra presenza c'è e chi ci segue ci vede. E grazie ad alcune donazioni, volontari dell'associazione sono riusciti a coronare il sogno di acquistare un camper che raggiungerà domicilio appena possibile. Tutti i bambini che avranno voglia e bisogno di sorridere, sarà un simbolo che percorrerà città e paesi. Il nostro camper clown è, ha uno scopo fondamentale, quello di portare la solidarietà della nostra associazione, di tutti i clown, direttamente sul posto. Quindi cosa succede? Non sarà più la persona che verrà da noi, ma noi che andremo da loro. E nasce con un progetto appoggiato da Gran Burger, che noi ringraziamo infinitamente. Volevamo inaugurarlo prima di questo periodo, non ce l'abbiamo fatta, ma presto torneremo in grande forma e torneremo a sorridere, torneremo con i bambini e torneremo ovviamente con tantissime novità. Altra bella iniziativa, se hai dai, se non hai prendi. È un cestino calato da una finestra di Piazza Unità d'Italia a Lanciano, dove ha sede l'associazione. Il cestino aspetta mani generose che portino generi di prima necessità destinati a chi ne ha bisogno in questo momento di difficoltà. Molto semplice, la mattina si scende il cesto, tipo come le nonne, come qualcuno ha detto e ci è piaciuta tanta come similitudine, si scende il cesto con della spesa che solitamente ci donano, qualcosa che abbiamo noi, che ci hanno donato, e quando è vuoto lo risalgo, lo riempio e lo riscendo. Semplice, sta qui fino alle 22, dalle 8 la mattina alle 22 più o meno, a meno che non piove, che lo risalgo un po' prima. Grazie, ciao, grazie, grazie. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Se volete on demand trovate i nostri contributi sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.